Nuovi innesti, 7 in tutto, che si aggiungono ad un gruppo coeso per la squadra dominatrice dello scorso campionato di Serie A2. Un team che spera di dare grandi soddisfazioni ai tifosi giallorossi, come per lo scorso anno obiettivo playoff. Presentato ufficialmente il nuovo roster della squadra di pallanuoto del Circolo Canottieri Savoia, si tratta di una delle squadre più giovani del campionato di A2. Siamo ancora una fucina dei campioni del futuro. Queste le parole del presidente Giancarlo Bracale. Abbiamo soprattutto un'enorme soddisfazione che abbiamo una delle squadre più giovani di tutto il campionato. L'età media è di 23 anni e tra questi ci sono dei ragazzi che addirittura 15 anni, che si sono ben comportati nel campionato nazionale Under 16, oggi sono in prima squadra e quindi fanno parte di questo. Quindi questa è una grandissima soddisfazione. Rimane l'obiettivo playoff, ma non nascondiamo di voler fare il salto di categoria, così il capitano Biagio Borrelli. Testa bassa e pedalare, bisogna lavorare duro perché l'anno scorso lo abbiamo fatto, però non l'abbiamo fatto fino in fondo. Ci è mancato, diciamo, l'ultimo passo per raggiungere il traguardo, quello più ambito, diciamo. E quindi ci speriamo di riuscire a farlo quest'anno. Non manca inoltre l'invito rivolto ai tifosi dall'allenatore Enzo Massa. L'invito tutti i tifosi alla Scandone, dove veramente si possono vedere non solo la Canottieri Napoli, ma anche altre squadre, perché abbiamo delle partite dalle 3 del pomeriggio fino alle 7 di sera, tutte le squadre napoletane giocano alla Scandone.